Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video sul canale. Come avrete letto sia dal titolo che dalla letterbox, oggi parliamo di skincare, in questo caso la mia skincare estiva. Più che estiva direi di questo periodo, però sapete che adesso c'è la funzione delle domande su Instagram. Scusate, la finestra aperta fa veramente caldissimo, quindi se sentite rumore di sottofondo vi chiedo perdono. E comunque vi ho chiesto appunto nelle domande di Instagram di darmi spunti per dei video, siccome, come vedrete, il colore dei miei capelli li sto pre-registrando. Ah sì, questo qua è l'effetto di quella colorista viola che mi era uscita dopo uno shampoo con decolorazione alla vitamina C, quindi probabilmente col tempo li vedrete anche su Instagram, se mi seguite li vedrete molto più chiari probabilmente, e spero. E comunque appunto ho deciso di registrare questo video che mi avete chiesto in tantissime sulla mia skincare estiva. Ho deciso anche di implementare qualche scena in cui magari vi faccio vedere come applico, come utilizzo i vari prodotti, quindi ovviamente mentre io parlerò vi spiegherò i prodotti, voi vedrete qua il video passare, e penso anche che se vi è piaciuto, cioè se mi piace come viene l'effetto, ve lo metterò anche sul mio profilo Instagram. Quindi per iniziare vi parlo innanzitutto, vabbè, saponi, non uso nulla di speciale se non dopo che mi sono struccata, che magari oggi passano gli elicotteri tutti su casa mia, ti vedo bell'elicottero blu, però vabbè, sperando non dia troppo fastidio. Comunque, dopo che mi sono struccata, che ho appunto usato uno struccante bifasico che è oleoso, anche se uso l'acqua micellare successivamente, diciamo, per togliere appunto i residui unti, sto usando questo sapone di Kiehl's, che è il Calendula Deep Cleansing Foaming Face Mask, che vabbè, è un sapone. La consistenza del sapone è in gel, è trasparente ed è appunto spatarrato ovunque ed è appunto alla calendula. L'effetto della calendula è quello di attenuare i rossori, però allo stesso tempo, essendo molto delicato, però pulisce anche molto molto a fondo, e mi ci sto trovando veramente veramente bene perché non fa molta schiuma, ma pulisce veramente al top e non lascia per niente la pelle unta. Poi, specialmente di giorno, faccio 3 o 4 maschere, diciamo 3. Quella che faccio più spesso, che appunto conoscete già perché mi seguite da un po', cioè se mi seguite da un po', è la Coco Clear di Hello Body al caffè e cocco, che ha un odore stupendo, ma aiuta a pulire a fondissimo e riduce il numero di punti neri, e io lo vedo tantissimo usandola molto spesso. Vi lascio sempre qua sotto il link al prodotto e il codice HelloAlice, che vi farà avere come sempre 15% di sconto su qualunque cosa, però veramente se cercate una maschera che ne valga veramente la pena, vi consiglio questa. Se no, altre due maschere che uso in diversi momenti sono o la Rare Heart di Kiehl's, che è una maschera appunto all'argilla. Infatti è grigia, non si vede praticamente, all'argilla delicata, argilla dolce credo si chiami, non lo so. E l'argilla serve a seccare, diciamo, a ridurre l'oleosità della pelle se hai la pelle unta. Infatti io spesso questa qua la faccio prima di andare a dormire la sera e soltanto nelle zone dove ho la pelle più grassa, ovvero zona T e il mento. È molto molto delicata, però su queste cose con l'argilla ho un po' di problemi di sensibilità. Infatti la faccio la sera perché divento subito rossissima, e va tenuta 5-10 minuti, nulla di che, però divento immediatamente rossa, quindi devo sciacquarla subito, e infatti appunto la uso di notte perché così non rimango rossa sotto il trucco. Invece una maschera che sto amando alla follia per il giorno è la maschera di Kiehl's, sempre alla calendula e aloe, che è fatta così, sa di citronella e dentro ha tutti i pezzettini di fiori. È buonissima, veramente veramente buona, ed è praticamente un gel trasparente. Essendo la calendula, infatti, è stradelicata come il sapone. Infatti la linea della calendula è una di quelle che sto amando di più di Kiehl's, e appunto la uso su tutto il viso la mattina per 5 minuti, come se fosse una specie di tonico, non so come dirvi. Per 5 minuti, si può usare anche tutti i giorni perché è estremamente leggera,
e la tengo su, sì, 5 minuti, la sciacquo, infatti è un gel praticamente, ma rende il viso super super luminoso e fresco, soprattutto se magari avete dormito poco, cose. Io ve la straconsiglio, però cioè, è veramente veramente top. E mi dà un glow pazzesco. Quando applicate la base, il fondotinta, è veramente perfetto. La vostra pelle è perfetta, cioè è luminosa come se foste appena svegliate da un sonno di 15 ore. Un prodotto che già vi avevo consigliato nei miei preferiti, che purtroppo adesso su Beauty Bay è sold out. Io sono molto triste perché lo vorrei comprare ed è sold out. Infatti sono iscritta alla newsletter, sto aspettando che mi arrivi l'avviso che è ritornato, perché potrei piangere. La Peeling Solution di The Ordinary, che è questa poi rossa, che come vedete, cioè, è finita. E si applica, come vi avevo già fatto vedere, con appunto il dosatore e il contagocce. Il peeling solution appunto serve per togliere la pelle morta. C'è scritto sul sito che quante più volte la fate, più punti neri toglierete. Io la faccio praticamente tutti i giorni, adesso che ne ho poca no, cioè l'alterno alle maschere, però la faccio spessissimo, soprattutto sul naso e sul mento, e devo dire che brucicchia le prime volte in cui la metti, perché fa proprio, senti proprio l'effetto della pelle che si stacca, non so come dire. Si tiene su 5-10 minuti e poi col passare dei giorni vedrete che veramente i vostri punti neri, i vostri pori sono praticamente inesistenti. Cioè, se qualcuno mi guardasse adesso, a parte vabbè qualche macchia da brufoletto così, anche se ho il trucco, comunque il viso è freschissimo, cioè veramente top. E appunto questo ve lo straconsiglio, perché di ordine ha dei prezzi veramente bassi rispetto a Kiehl's, Hello Body, anche se i loro prodotti sono veramente top. Di Ordinary ho provato questa peeling solution ed è top, per soli 5-6 euro ne vale stravale la pena, e vi lascio sempre qua sotto il link. Ovviamente oltre alle maschere bisogna sempre andare a idratare con delle creme la faccia, e quella che sto usando di più in questo momento è la, dov'è? La Sebo Vegetal di Yves Rocher, che mi sembra sia al cetriolo, però è la versione in gel, perché ci sono anche le creme idratanti non in gel, che sono quelle bianche. Io prediligo quelle in gel, già ve l'avevo detto, perché sono molto meno grasse, e soprattutto questa qua è sebo regolatrice, quindi appunto per le pelli grassi controlla la produzione di sebo, ma soprattutto è ottima prima di truccarsi. Bisogna solo farla asciugare perché è un po' spessa, però è veramente ottima. Se no, una che sto provando, che mi è stata fatta provare con dei campioncini, è la Ultra Facial, ogni volta non ce la faccio di sta parola, Oil Free Gel Cream, che appunto è una, sempre una crema sebo regolatrice di Kiehl's, ed è trasparente per pelli grasse e normali. Devo dire che mi sto trovando veramente veramente bene. Infatti una volta finita quella di Yves Rocher, penso prenderò la versione integrale intera di quella di Kiehl's, perché però ho provato un paio di bustine e mi sto trovando veramente da Dio. Ultime cose, ma non per importanza, quando ci si strucca, o comunque dopo che si è fatto una maschera, questo bambino si mettesse di urlare, mi farebbe un piacere. Comunque, dopo che si è messa una maschera, o comunque prima di andare a dormire, che ci si è struccati, eccetera, è sempre sempre ottimo mettere un tonico, che sia dopo o prima la crema idratante. Vi consiglio prima di farlo asciugare e poi mettere la crema idratante, o viceversa, ma io lo metto sempre prima. Appunto sono i tonici. Io ne uso due in questo periodo. Il primo è quello di Mario Badescu all'aloe, green tea, cioè tè verde e cetriolo, che appunto è per stabilizzare, diciamo, per le pelle grasse è più indicato. È freschissimo, tra l'altro, oltre a essere ottimo, avere un profumo meraviglioso, l'ho pagato tipo 7 euro sempre su Beauty Bay. Ottimo, ottimo, ve lo consiglio. È ottimo anche come setting spray d'estate, quando non avete voglia di usare il vostro setting spray, un paio di spruzzate, vi ho bagnati tutti adesso, un paio di spruzzate vi rinfresca, è ottimo sia prima che dopo il trucco, nel senso è molto idratante, toglie gli eccessi magari delle polveri quando avete messo tante ciprie per fissare il fondotinta d'estate, è normale, o per fissare gli occhi. Io vi consiglio di provarlo perché è veramente rinfrescante, è davvero davvero ottimo e mi ci sto trovando molto molto bene. E appunto, senza sprecare del fixing spray, non ha ovviamente lo stesso effetto settante, però comunque è, cioè,
il fondotinta rimane molto di più, cioè tutto rimane tutto più intero. Invece una cosa molto più mirata, io vi avevo fatto vedere nella scorsa skincare un tonico sempre di Kiehl's, quello che io ho versione gigante, diciamo, all'argilla, con i pezzi d'argilla che io metto prima di andare a dormire perché fa tutte le crosticine sui punti, diciamo, tipo il naso, la fronte, eccoci. Ma adesso lo sto alternando, uno che mi è stato dato sempre in mini size, sempre di Kiehl's, è il tonico, quello verde al cetriolo, che tra l'altro la ragazza di Kiehl's che me l'ha dato, me l'ha regalato, mi ha detto che ormai uso soltanto la serie di Kiehl's al cetriolo, perché ha scoperto che Alicia Keys si presenta d'ora in poi, cioè ha lanciato una campagna no make up dove si presenta a qualunque evento, in qualunque situazione, totalmente senza trucco, e fa dei trattamenti ovviamente molto costosi con massaggiatori per la faccia, cioè comunque trattamenti da persona che c'ha i soldi, totalmente a base di cetriolo. E quindi lei adesso sta provando a essere una nuova Alicia Keys con tutta la serie di Kiehl's che lei stessa vende al cetriolo, e quindi mi fa, questo qua è il mio prodotto preferito al cetriolo, che appunto è il tonico, mi fa provalo e dimmi che ne pensi. Ed effettivamente è veramente, cioè super rinfrescante, cioè ti fa sentire, non lo so, come se fossi appena uscita da un giorno nella spa o qualcosa del genere. Quindi se posso sentirmi di consigliarvi qualcosa di che vi faccia sentire come Alicia Keys, no make up challenge, cose del genere, è appunto questo qua, il cetriolo. Che poi, cioè, io voglio dire, no, chiunque può provare a fare questa cosa qua del vivere senza make up, cioè, però se non sei figa come Alicia Keys, no? Cioè, effettivamente, dove vuoi andare? Senza nulla togliere a chi va in giro senza make-up, Però, cioè, di gente famosa, cioè, se non sei figa già di base, cioè, è difficile, cioè, essere così figa. Te l'ho detto troppe volte, cioè, io basta, mi arrendo. Comunque, a parte gli scherzi, questa qui è la mia skincare, diciamo, per quest'estate. Come sempre, dopo qualche mese, quando cambio i miei prodotti o se li cambio, cose del genere, che ricordatevi, sempre, sempre, sempre buono cambiare i prodotti della propria skincare, alternarli, perché la pelle non si deve mai abituare. Cioè, si deve abituare, ma non troppo, perché poi inizia a, diciamo, a non funzionare tutte le cose che usate. Quindi, come vi ho già consigliato, cambiate, cambiate, cambiate sempre i vostri prodotti skincare. E comunque niente, spero che la mia skincare vi sia piaciuta, vi sia interessata, vi sia servita qualcosa. Ditemi se c'è qualcosa che avete di queste cose qua che avete già provato, di questi marchi, o se avete dei prodotti per la skincare, soprattutto per pelli grasse, che magari usate, che vi sentite di consigliarmi, che a me piace sempre esplorare le cose che voi provate. Quindi nulla, se siete arrivati fino a qui, commentate con andate con cetriolo e io vi metterò i cuoricini, perché siete stati attenti, siete stati bravi. E nulla, noi ci vediamo in un prossimo video. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, ditemi dove siete in vacanza, che mi interessa. A me piace farmi i cavoli vostri. E voi magari scrivetelo in direct, vi lascio qua sul mio profilo Instagram, non si sa mai. E nulla, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!